Comunque, guardi, lei ha toccato il problema, ha messo il dito sulla piaga. Ecco, mi permetto di evidenziare una cosa. La contabilità tra banca e cliente è fatta in modo tale che ogni contestazione da fare alla banca, il cliente la dovrebbe fare mediante un avvocato, E questo teoricamente. non avviene. Oh, e questo non avviene perché? Perché il piccolo operatore non ha la forza legale anche per subire i costi di una causa, il tempo da dedicare a una lite, eccetera, mentre le banche sono specializzate per queste. Allora, qual è la soluzione del problema? Il problema va risolto alla radice. Quando noi abbiamo detto dobbiamo creare un reddito monetario di cittadinanza con una moneta alternativa, noi come sindacato antiusura abbiamo cominciato a emettere il CIMEC. È nato di carta il CIMEC, però è nato con una vivacità, con un entusiasmo, con una validità che ha impressionato le autorità costituite. Come tutti sanno, Guardia Agraria è stata circondata da 120 uomini, sono venuti a casa mia, mi hanno sequestrato i CIMEC che noi facevamo circolare, io ho salvato della gente dalla disperazione. Io posso dire che non a caso il CIMEC è nato a Guardia Agraria, che è il paese dove c'è la più alta percentuale di suicidi. Quindi il suicidio da insolvenza nasce dal dolore, dalla insopportabilità È chiaro, della è umiliazione di cui si sente accusato di un debito non giusto. Ecco allora che quando noi ci accade, io non dico di aver salvato gente dal suicidio come sindacato antiusura, ma non lo escludo. E quando io ho gridato questo in tribunale e ho detto al magistrato, vieni a vedere quello che succede, e quello ha detto, ma io mica posso perdere tempo a venire a Guardia Grele perché se no dovrei rimettere in circolazione il CIMEC che ho sospeso. Cioè questi, non, tutto il mondo politico e dei magistrati è plagiato culturalmente da 3 secoli di storia dell'usura, perché dal 1694 con la Banca d'Inghilterra è nata la grande usura. Ecco perché noi abbiamo fatto il grande gesto l'8 marzo del 1993. Io ho denunciato per truffa, falso in bilancio, usura, istigazione al suicidio, eccetera, l'allora governatore della Banca d'Italia che era Ciampi, attuale Presidente della Repubblica. Qua non è che ci sono vie di mezzo, però mi rendo conto che anche Ciampi ha ereditato una situazione che era nata con la riserva. Quindi all'inizio, quando la banca diceva tu mi puoi presentare il pezzo di carta, io a tua richiesta ti do il pezzo d'oro, la quantità di oro che mi chiedi, in fondo c'era una certa giustificazione. Quindi Ciampi e Fazio hanno ereditato una situazione che non poteva, che loro non potevano modificare, perché anche se il sangue è malato, senza sangue il sistema non può vivere, ecco perché il denaro, anche se gravato di debito, noi lo adoperiamo perché io stasera per venire qua ho fatto il pieno di benzina, ho preso un caffè, ho pagato con la moneta malata dal debito non dovuto verso la banca centrale, perché il sangue serve. Allora noi cosa diciamo? Levare il sangue non è possibile con un colpo drastico. Perché applicando i principi generali, noi dovremmo sequestrare tutto l'euro in circolazione come corpo del reato di truffa. Mentre che cosa è successo con l'euro? Io ricordo ai telespettatori che il 16 aprile del 2001 io ho fatto la diffida come sindacato antiusura al governatore della Banca Centrale Europea, Duisenberg, e gli ho detto: tu non puoi emettere l'euro se non ci dici di chi è la proprietà, perché la riserva non ce l'hai. Quindi non puoi dire la moneta è mia perché la riserva è mia, come hanno detto i vecchi banchieri.
Questo che cosa vuol dire? Allora, che questo ha emesso la moneta in malafede, perché dopo la diffida lo sa, non è Fazio e Ciampi sono in un certo senso giustificabili perché hanno ereditato una situazione precedente. Duisenberg no, l'ha creata lui, ecco perché noi abbiamo rinfacciato al governatore l'adempimento del reato di truffa. Ecco perché noi ci troviamo oggi nella necessità di sollevare il grosso problema. Abbiamo diritto di sapere di chi è la proprietà dell'euro e nessuno ce lo vuole dire. E pretendono questi dell'autorità garante del mercato e della concorrenza di parlare di garanzia della concorrenza quando non mi dici di chi è la proprietà della moneta all'origine. Quando manca la certezza del diritto per i crediti e i debiti di tutta la moneta in circolazione. Ecco allora che noi qua ci troviamo di fronte o a una idiozia molto pesante, perché questo ragionamento che ho fatto io lo capisce pure un bambino, oppure alla malafede. Allora si comincia a capire che il sistema è tutto legato ad una consorteria che fa parte dell'alta loggia delle banche centrali. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri, qua dobbiamo cominciare a capire che i fermenti della controrivoluzione che erano nati nella Vandea, nacque la rivoluzione della Vandea dopo che erano stati messi in circolazione gli assegnati. Gli assegnati erano la moneta debito. Allora Francesco Lemmi dell'Università di Torino, di Storia Moderna, dice la prima causa della Vandea è il fisco. Perché il primo modo con cui il grande usuraio della Banca Centrale si ripiglia i soldi nostri che ci ha prestato con debito non dovuto, lo fa col fisco, come ha fatto la Vandea. E 3 anni dopo, col fisco, è scoppiata la rivoluzione della Vandea. Perché? Perché quando io pago oggi le tasse, come allora, vado a incrassare il portafoglio degli azionisti delle banche centrali, anche la Banca Centrale Europea è una società per azioni. Cioè a scopo di lucro. E loro che come guadagnano? Sulla differenza tra costo tipografico e valore nominale. Ecco la necessità di farci cominciare a circolare insieme all'euro, il SIMEC o moneta analoga, proprietà del portatore e non gravata di debito verso la banca centrale. Ecco che con questo sistema noi possiamo cominciare a far circolare insieme al sangue malato della moneta debito, il sangue pulito della moneta proprietà del portatore. Dobbiamo tornare ai valori del diritto naturale, quando la moneta era d'oro, perché per molti aspetti l'oro era, quello era rispettabilissimo. L'unico limite che aveva l'oro era la rarità non controllabile. Allora la quantità di sangue era poco, era limitata e si è fatta allora la moneta nominale. Però noi vogliamo fare la moneta nominale, ma di proprietà del portatore, oppure la moneta d'argento di proprietà del portatore, perché con 10 grammi d'argento, come il SIMEC d'argento, noi abbiamo messo col numero 200.000 SIMEC. Quindi questo 200.000 SIMEC vuol dire che il valore non sta nella merce, sta nel numero, perché è una convenzione il valore. Quindi si aggiunge al valore intrinseco, che è anch'esso un valore indotto, perché è un valore nato per convenzione tradizionale, dalla consuetudine, quindi da secoli è nato il valore intrinseco, e si aggiunge al valore intrinseco il valore indotto. Ecco la moneta che noi proponiamo, perché è una moneta che ha le qualità positive dell'oro e non quelle negative, perché aggiungendo valore indotto al valore intrinseco il problema della rarità viene superato. Con la legge del numero, come diceva Pitagora, la magia del numero. La magia del numero era il valore indotto incorporato nel simbolo.